Ciao ragazze! Allora, sono qui perché vi voglio parlare di un prodotto che mi è stato inviato a metà marzo. Vi ho fatto il video di quando mi è arrivato e vi ho spiegato di che si tratta, ve lo linko qui sotto. Allora, visto che l'altro giorno ho fatto un video dove erano inclusi alcuni shampoo e ho ricordato che provavo questo shampoo già da parecchi mesi. Ho detto vabbè, e mi sa che è arrivata anche l'ora di farvi sapere cosa ne penso. Allora, i prodotti sono questi due. Luce. Lo shampoo Omia olio di argan e la maschera per capelli olio di argan. Ok. Vabbè, ve ne ho parlato già, quindi già insomma c'è scritto. Vi ho letto tutto nel video precedente, quindi non sto qui a ripetermi. Allora, cosa ne penso? Vi voglio dire che li amo. Non costano tanto, infatti questo l'ho ricomprato, questo non ancora mi è terminato, quindi dura. E vi dico che la prima volta che l'ho utilizzato mi sono spaventata. Ho detto, porca miseria, mo chissà che mi succede ai capelli. Perché la prima volta, cioè proprio al primo lavaggio, la prima passata, quindi del primo lavaggio, non riuscivo a far fare troppa schiuma ed era come se proprio lo shampoo, fosse, poco distribuito male. Poi sentivo, la sensazione era che i capelli si seccassero. Non so, un po' stopposi, quando non so, non riesco a metterci le mani dentro, ecco, a districarli. Ovviamente non lo faccio, però è la sensazione di stoppore. Ho detto, porca miseria, mo, cioè, cosa mi succede? Meno male che c'è la maschera. Fatto il secondo lavaggio ed è andato meglio, quindi c'è stata più schiuma, però la sensazione è quella. Forse perché la cosa bella di questo shampoo, al contrario di questo punto, diciamo un pochino più negativo, se possiamo dire, ma non è tanto negativo, è che lo amo perché mi fa tenere puliti i capelli per 1-2 giorni rispetto a tutti gli altri shampoo che ho provato. Significa che se io lavo i capelli dopo 4-5 giorni, con questo li posso lavare anche dopo 5-6 giorni. E non sono troppo sporchi. Allora, i miei capelli sono normali grassi. Cioè, le punte sono leggermente secchine, ma niente di che. Ma c'ho la parte, insomma, superiore che ovviamente diventa grassa. Di conseguenza. Cioè, si vede, insomma, dopo 4-5 giorni se il capello deve essere lavato o meno. Con questo qui no. Io dopo 5-6 giorni lo lavo, li lavo, ma non mi danno quell'aspetto di capello proprio sporco, insomma. Bellissimo. Quindi diciamo che la parte negativa è che all'inizio mi sono spaventata perché pensavo di tenere poi la stoppa a costo dei capelli. Però diciamo che questo, cioè io non ho provato a non utilizzare la maschera dopo, ma suppongo che questo shampoo voglia proprio un trattamento successivo e quindi non che vi asciugate i capelli subito dopo lo shampoo e basta. Di conseguenza vi parlo anche della maschera. La maschera in questo caso ha diciamo un ruolo fondamentale, che è quello ovviamente di dare la sensazione di morbidezza ai capelli. Allora, li ho trovati lucidi, mi piace, io non ho, cioè il mio capello è già bello di suo, però la cosa che ho notato è che le punte, quando lavo i capelli con questa combo, anche le punte sono più, cioè do la piega e. Li vedo più compatti, più corposi e più lucidi. Solo assieme però. Quindi vi parlo della combo dei prodotti. Ok? Mi sono trovata benissimo, tranne questa cosettina qui
Quindi il capello ha ringraziato, il capello ringrazia e ringrazio io anche per l'opportunità di avermi fatto conoscere questi splendidi prodotti. La profumazione è una profumazione molto, molto tranquilla, non è niente di fruttato, niente di dolcissimo, ma è un profumo di shampoo, diciamo, simile a quelli professionali, insomma, più o meno, niente di particolare, hanno la stessa profumazione. Questa è una consistenza, non è troppo, quasi liquida, diciamo. E infatti la cosa che mi fa strano è che nella prima passata, se ne metto poco, se ne metto tanto, è uguale. Insomma, quel po' di schiuma che deve fare la fa indipendentemente dalla quantità che utilizzo. Quindi, vabbè, ho imparato anche a dosarlo meglio, però non l'ho mai provato diluito. Probabilmente diluito può essere che va meglio. Ci proverò, casomai metto qualche aggiornamento o qualche fumetto o qualcosa sotto. Vabbè, questo è quanto, io vi lascio e vi